Buongiorno, allora oggi è il 28 di febbraio, lunedì, riprende un'altra settimana. Io vado a lavoro, ci vediamo dopo. Oh, ovviamente secondo voi sono in ritardo. Tra l'altro stamattina, wow, c'è già quasi la luce del giorno, diciamo così. Buongiorno, allora, oggi è lunedì 14 e non mi sentivo tanto bene in realtà da praticamente ieri, diciamo così, e ho ripresentato dopo che mi sono ammalata, di nuovo tosse, raffreddore. In realtà il raffreddore non l'ho mai avuto la prima volta che mi sono ammalata, che ho avuto questa sorta di bronchite, insomma, bronchite asmatica, se si può dire così. E a sto giro però appunto tosse, raffreddore. E stamattina me lo sono presa, cioè sono risultata positiva al Covid, che gioia! Sono corsa subito a casa. Adesso devo capire un attimino, perché per ora sono a casa da sola. Devo capire un attimo cosa fare della mia vita, nel senso che Marco, avendo la terza dose, non ha obiettivamente l'obbligo di fare subito il tampone, ma deve fare autosorveglianza con la FFP2. Il problema è che, stando in casa così, adesso dobbiamo capire, perché io penso che starò in questa stanza qua e niente, si dovrà igienizzare il bagno, cioè io dovrei igienizzare il bagno ogni volta che lo userò. Niente ragazzi, è un casino perché mia mamma non sta bene e io non posso neanche andare a Milano a vedere come sta. Non ci voleva, ancora non ci credo che me lo son presa, vi giuro, cioè boh, mi sembra veramente molto molto strano. Però comunque la sintomatologia ce l'ho, che poi per fortuna non sto proprio così tanto male, cioè a parte quando ho questa tosse così. Devo capire un attimo. E nulla. Comunque vi aggiornerò. Buongiorno, allora, eccomi qua. Niente, io mi sto misurando la febbre, la temperatura. Tra l'altro c'è con un termometro del cavolo che si usava nell'Ottocento, perché quello lì elettrico che abbiamo, cioè sono da cambiare le pile perché non è molto attendibile. Non importa, mi arrangio così. Tanto in realtà penso di avere 37 e mezzo come ieri sera, quindi vabbè. Credetemi, è difficilissimo veramente tenere le distanze, purtroppo, a parte tenere le mascherine, ma comunque tocchiamo sempre le stesse cose. Comunque, tanto perché per consolarmi che sono qua a casa da sola, ho ordinato la laminazione per le ciglia, fai da te. Ho visto un sacco di video su YouTube e quindi ho detto, ma sai cosa? Voglio provare anch'io. Quindi, insomma, vediamo. E nulla, insomma, a parte questo, vediamo un attimino che cosa arriva domani e metterò a farla, tanto che devo fare. E nella temperatura fissa 37, però vabbè, cioè, secondo me non, nel senso, sarà massimo febbricola. Saturo bene, io risaturavo un po' malino. Allora, sono le 4, oggi è sempre il 15, è martedì, io ho questa tosse che va e viene in realtà, però anche rispetto a ieri molto molto meglio. Ho freddissimo, ho avuto mal di stomaco oggi, cioè veramente di tutto e di più. Sicuramente mi sento meglio rispetto a ieri, ecco. E niente, insomma. Oh, vi giuro, cioè è duro. È una rottura assurda, poi non mi funziona neanche la TV qua in camera. Quindi devo aspettare tipo le 5 che carichino la puntata su WittiTV di Amici per guardarmelo. Vabbè. E niente, raffreddore c'è. La sera prima di dormire, non so se ve l'ho detto, mi prendo la paracodina. Perché così almeno
dormo un po', perché sennò veramente, cioè, penso che mi sarebbe venuto un infarto ieri. E niente. Oggi ho mangiato gli spaghetti asiatici, quelli lì già tipo pronti. Tanto per aggiornarvi, pure mio papà non sta bene. Niente, secondo me gliel'ho attaccato anch'io. Anche se ieri ha fatto un tampone ed era negativo. Oh. Però c'è da dire che pure sabato scorso mi sono fatto un tampone ed era negativa. Poi lunedì sono risultata positiva. Quindi, vabbè. Dettagli. Ho riesumato. Ecco, non vi ho detto una cosa, che ho riesumato il mio iPad. Quindi adesso mi sto guardando poi un po' di cose, mi sto guardando i video. Apri COVID. Egitto. Questo è facile. Ma sei sicuro? No, è Pakistan. Pakistan. Afghanistan. Afghanistan, ti giuro, mi credi che l'ho pensato. Giappone. Giappone. Poi? Devi fare sto. Buongiorno, domenica 20 marzo. E niente, io ieri il tampone l'ho fatto, ma sono ancora positiva, quindi non penso che oggi lo farò. Devo vedere domani come sono messa. Fatto sta che le mie ciglia ancora reggono. Dopo mi rifaccio le sopracciglia per bene con la laminazione se ho tempo. Cioè, in realtà sì, non se ho tempo, ma se c'ho voglia. Però, oddio, scusate, le mie ciglia reggono. Penso sì, noti. E niente, stamattina sempre con il mal di gola, adesso meno, però non me lo prendevo più il brufeno, ma me lo sono presa oggi. Nulla. Pranzo della domenica. Fatto da mia moglie. Buongiorno. Allora, e niente, io sono qua sul terrazzo, cerco di non urlare, ma tanto ho la cuffietta, quindi si dovrebbe sentire. Devo cercare di prendere un po' di sole, ma vabbè. Però niente, Marco sta dormendo perché in realtà ha un grandissimo mal di schiena, non capiamo in realtà come mai, quindi non è che ci mancava solamente il Covid, pure il mal di schiena. E niente, io sono al settimo giorno. Stamattina ho fatto un tampone, ma è risultato di debole, cioè almeno per me era debolmente positivo perché la lineetta sotto c'era, molto blanda, ma c'era. E quindi ho deciso di aspettare domani, prima di fare il tampone, domani lo vado a fare. E niente, insomma, non ho fatto chissà quale raccolta come in tanti vlog che ho visto sulla quarantena, ecco. In realtà sono stati giorni veramente, cioè, divano, letto, cibo, divano, letto, cibo, letto, divano. È sempre stato tutto molto piatto, devo essere sincera. La cosa che abbiamo fatto comunque, soprattutto per i primi giorni, era di stare spesso a letto, ma perché io soprattutto ero KO, poi dopo quando anche Marco si è positivizzato era KO. E niente, insomma, ecco. La cosa che un po' mi dispiace è che c'è stato un po' un contagio a bomba, cioè proprio ad esplosione, nel senso che oltre ai miei, che uno dopo l'altro in realtà a distanza di quasi una settimana più o meno, 4-5 giorni sono risultati positivi,
Mia mamma le è risultata oggi, praticamente, che oggi è il... Aspettate. Cioè, lui, in realtà lo era da ieri, ma l'ha fatto ieri sera. Oggi è il 21, ecco. E quindi lei è risultata positiva ieri sera, ma oggi ho fatto solamente il tampone ufficiale perché l'ha fatto solamente la sera. E oggi stesso pure i genitori di Marco sono risultati positivi, insomma, ho fatto un disastro, ecco. Non starò a raccontarvi nel dettaglio come mi sono contagiata, però sappiate che non è stato a livello, cioè è stato sul posto di lavoro, ma non è stato per il fatto che io faccio i tamponi, per il fatto che comunque sono sempre a rischio, eccetera, perché non mi sono contagiata durante il periodo veramente proprio di picco, che era dicembre, e mi sono contagiata ora. Purtroppo è capitato. Tra l'altro sta variante è assurda, cioè è veramente assurda, perché io non mi sono positivizzata subito, io mi sono positivizzata tipo dopo 8 giorni, una cosa del genere, dal mio ipotetico, si presuppone, contatto, insomma. E niente, ecco, cioè mi sono un po' giù perché appunto ho fatto una strage, quindi su questo assolutamente mi sento in colpa, però è andata così. L'importante è che comunque abbiamo tutti e tre, cioè tutti e tre le dosi di vaccino, tutti quanti, quindi l'importante principalmente è quello. L'unica cosa è che appunto, cioè, dopo un po' sì, ok, siamo a casa, eccetera, però ci scoccia, perché soprattutto noi che siamo in libera professione, mi sono un po' informata in realtà, e forse con la nostra cassa previdenziale riusciamo ad avere il sussidio per il Covid, insomma, perché comunque non è che eravamo in isolamento fiduciario, ma siamo risultati positivi effettivamente. Dovrebbe essere ancora valido, io comunque sicuramente la domanda la farò e vi farò sapere sicuramente più avanti. E niente, in realtà in questi giorni, a parte vedere telefilm, ho visto film su Netflix e abbiamo fatto nient'altro, a parte che io ancora quando deglutisco ho un dolore fitto proprio qua, fa malissimo, però questa cosa ce l'avevo anche quando mi sono ammalata, quindi boh, vabbè. Sicuramente dovrò fare delle visite più specialistiche quando mi negativizzo dallo pneumologo e dall'uterino, che l'ho rimandate perché dovevo andarci settimana scorsa, ma settimana scorsa appunto ero in quarantena. Parlando di cose un po' più frivole, insomma, ci siamo divertiti tanto a vedere, abbiamo finito un telefilm che seguivamo da un sacco, La Regina del Sud. Quello sulla droga, insomma, a noi piacciono tanto questi telefilm qui. Siamo usciti nuovi episodi e abbiamo finito totalmente. Poi abbiamo iniziato Manifest, che è un telefilm stile Lost, dove parla di questi passeggeri che si perdono, insomma, si presuppone che siano scomparsi e riatterrano fondamentalmente in un altro anno rispetto al loro effettivo anno. E cioè, tipo quel volo era partito, che ne so, nel 2013, loro atterrano per terra dopo 5 anni, però per loro sull'aereo sono passate tipo 3 ore e 20, una roba del genere. E poi ci sono tutte le varie vicende, è carino, molto, cioè un po' inquietante, però queste cose inquietanti, se me le vedo con qualcuno, mi piacciono. Poi ho visto Don't Look Up, quello con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, che in realtà era super quotato da tantissimi, cioè ho visto anche proprio storie, post, video dedicati, però non lo so, ci sono un po' rimasto perché pensavo fosse più bello. Più bello, si dice, boh, vabbè, comunque pensavo fosse un po' più carino rispetto forse le aspettative che avevo dato questo film, ecco. Invece un altro film molto carino che sicuramente vi consiglio è Adam Project. Anche questo è un po' fantasy, diciamo, però a me piace come genere, a Marco un po' meno, però a me piace sempre questo genere qui. E niente, insomma, poi settimana scorsa è finito Doc nelle tue mani, il giovedì. Il 19 è iniziata la prima puntata di Amici, che ho visto, insomma, a parte la parte finale, perché io mi addormento perennemente quando poi loro sono in casetta, c'è Maria De Filippi che gli dice il tutto, cioè anche tendenzialmente dall'ultima sfida mi perdo proprio perché mi addormento, cosa che è successa anche sabato scorso. E niente, insomma, abbiamo fatto queste cose. Per quanto riguarda invece i sintomi che ho avuto, adesso non so quante persone lo siano in quarantena, però io veramente ne conosco veramente tanti, e in realtà anche molte di voi che mi seguono
mi avete scritto in questi mesi che comunque siete risultati positivi, eccetera, eccetera, eccetera. E io non l'avevo mai preso, quindi è stata la prima volta, è stata un po' una batosta, ma più che altro appunto perché era stata proprio la settimana, cioè la settimana precedente a quella in cui io poi ho scoperto di essere positiva. Io ero stata, c'erano stati i genitori di Marco fondamentalmente, io avevo visto i miei, mia mamma era stata male, quindi eravamo, non so se mi seguite su Instagram sicuramente avete visto che quelle sono state le mie ultime storie dove dicevo non sto tanto bene ma non penso sia Covid, ecco, tac. E, ma proprio perché la settimana ancora prima io mi ero appena ripresa da questa sorta di problema con l'asma che avevo avuto, che ero sotto antibiotico, cortisone, insomma un casino. Ecco, secondo me non mi sono mai ripresa e tac, appena mi si sono abbassate le difese immunitarie mi ha colpito. È l'unica cosa che mi viene da pensare onestamente. All'inizio, quindi io già presentavo sporadicamente questa classica tosse secca, stizzosa, no? Ma era ancora cioè era ancora la mia, diciamo, influenza, se si può dire così, precedente, dove io sono sempre risultata negativa a qualsiasi tampone. E poi dopo un po' però mi è ritornato di nuovo il mal di gola. E a me questa cosa un po' mi puzzava, perché ho detto, ma com'è possibile? Cioè, nel senso, sono appena guarita, mi sono fatta un ciclo di cortisone di antibiotico, ma come cavolo è possibile che io ancora sto male? Cioè, non era molto normale questa cosa. Fatto sta che il sabato 12 a lavoro faccio un tampone, perché presentavo appunto, cioè, sintomi. Avevo questa sorta di mini raffreddore, perché continuava a starnutire, mi ricordo che continuava a starnutire in una maniera allucinante. E mi bruciava, mi bruciava barra prudeva la gola, ma una sensazione stranissima, tipo stile allergia. Niente, negativo. Finisco di lavorare, vado a lavorare anche il pomeriggio, tranquilla, torno a casa e ovviamente c'erano i genitori del mio fidanzato, no? Insomma, tutto a posto, passando tutta la notte, cioè tutta la sera insieme, cena insieme, eccetera. E a un certo punto poi, il giorno dopo, la domenica, dovevamo andare via. Tra il sabato notte e la domenica mattina mia mamma sta male, verso le 11 che io già ronfeggiavo, e mi chiama mio papà con urgenza, insomma vado a Milano, chiamo l'ambulanza, portiamo mia mamma in ospedale. Quindi mia mamma comunque rimane fuori per tutta la notte e io rimango a casa con mio papà. Tra l'altro dormiamo nello stesso letto, tutta la domenica rimango dai miei. La domenica sera torno a casa, vedo Marco, il giorno dopo vado a lavoro. E già lì non stavo bene per niente, cioè nel senso mi sentivo proprio male, non mi sentivo proprio per niente bene. E ho detto, qua c'è qualcosa di strano. Però poi ho detto, ma comunque ho appena fatto il tampone, cioè per forza sono negativa, come cacchio è possibile? L'avevo fatto due giorni prima, niente. Alla fine della fiera risulta positivo. E infatti, cioè, per un attimo ho avuto tipo un blackout in testa, perché ho detto, ok, ho visto mia mamma, mio papà, la mamma di Marco, Marco, papà di Marco, io, oh mio Dio, insomma, sono andata proprio nel panico. Ho dovuto avvisare tutte le persone comunque con cui ho avuto nella settimana precedente i contatti, ovviamente per correttezza, cioè io l'ho detto, perché adesso va bene tutto, ho avvisato il lavoro, è stata la prima cosa che ho fatto. E niente, da lì in poi appunto è partito tutto il tran tran. Poi per i primi due giorni da quando ho scoperto di essere positiva comunque non stavo bene per niente, cioè avevo sempre questa tosse. All'inizio era secca, poi è diventata produttiva, tosse abbastanza anomala, perché di solito la tosse da Covid è secca e stizzosa. Poi un raffreddore che vi giuro, cioè, ma neanche nelle peggiori allergie. Vabbè, e niente, insomma. Poi due giorni dopo si è positivizzato pure Marco, quindi è già comunque un po' presentava sintomi. E niente, quindi questa è un po' la situazione, insomma. Non è stata una passeggiata. Ecco, pensavamo, cioè un conto è farlo magari da asintomatico. Allora io ho avuto appunto tosse, raffreddore, cioè ma tosse veramente veramente forte. E poi un'altra cosa che ho avuto è stata questa sorta di alterazione dei sapori. Cioè c'è stato proprio per un paio di giorni dove ho iniziato a non sentire più niente, cioè veramente, infatti dicevo mamma mia, ma non sapeva di niente, cioè io mangiavo, secondo me è successo tipo tra martedì sera, mercoledì, giovedì, venerdì ho iniziato a risentire qualcosa, ma comunque anche ad oggi io sento tutto alterato, cioè nel senso che tipo il sale, quando una cosa è salata, non la sento proprio, cioè la sento salata quando forse magari per le persone che non hanno disgeusia
è già salatissima e quindi per me è salata, quindi non riesco neanche a regolarmi. No, vi giuro, no, è stata una cosa terribile, perché tipo mangiare pasta in bianco, mangiare i cereali o bere il latte o bere l'acqua per me era uguale. Mamma mia, è stato veramente, cioè, brutto brutto questa cosa. Però insomma, c'è da dire che avendo le tre dosi di vaccino mi è anche andata bene, ecco. E la Omicron è veramente super contagiosa, cioè io sono la prova che ho veramente portato il Covid, cioè, alla mia famiglia, alla famiglia di Marco, in una maniera assurda, quindi vabbè, insomma, me ne farò una ragione prima o poi. Ciulli, basta, io volevo farvi solamente questo mini aggiornamento, insomma. Penso che metterò questo video domani stesso, infatti adesso lo monto, perché adesso ho sistemato a caso, ho pulito, abbiamo fatto tre lavatrici oggi. L'altro ieri abbiamo fatto le lenzuola. Mi sono messa qua adesso a prendere un po' di sole, perché veramente qua fuori si sta troppo bene. Infatti penso che rimarrò qua a vedermi qualche video ancora, e poi dopo mi metto a montare, oppure mi metto proprio qua a montare i video, non lo so. Dovrei prendere il tavolino però, perché c'è solo la sedia. E niente, poi nel weekend è venuto il mio amico di Marco a trovarci insieme alla fidanzata, cioè noi stavamo qua sul terrazzo, loro sotto ovviamente. E basta. PS, ultima cosa, una cosa produttiva che ho fatto durante la quarantena sono state queste l'extension, buonanotte. È stata la laminazione fai da te proprio in casa delle mie sopracciglia e delle mie ciglia. Cioè, guardate quanto. Cioè, io non ho niente sopra, non sono neanche truccata. Quindi devo dire che funzionano. Ho preso questo kit su Amazon e che mi è piaciuto parecchio. E devo dire che mi sono trovata bene. Cioè, non so, penso che, spero ovviamente che si veda, ma la differenza veramente si nota tantissimo. E tra l'altro fanno una settimana, non mi ricordo se è martedì, quindi domani o dopodomani, video dalle recensioni delle ragazze. Ho detto, ma come cacchio facevano queste? A un certo punto mi sono pure innervosita, cioè ho impiegato tipo dalle 3 del pomeriggio fino alle 18 a farle, perché ho provato 1, 2, 3, alla quarto tentativo sono riuscita, vi dico solo questo. E vabbè, però l'effetto non mi dispiace per niente. Ok, sono andata a fare il tampone e fine quarantena, negativo ufficialmente, quindi nulla, penso che oggi stesso monterò questo video. Marco ce l'ha domani il tampone, speriamo in bene, e niente. Finally, a parte i sintomi che ce li ho ancora, però vabbè, cioè c'ho più che altro la tosse che mi dà fastidio, però non più come prima ovviamente, quindi